Barbarigo, scuola paritaria, scuola media, liceo classico scientifico e musicale, istituto tecnico economico, istituto Barbarigo, scuola per crescere. Che crisi ha questo Dante? Che età quando qui? Ha 35 anni. Qualcuno di voi ha 35 anni? Nessuna preoccupazione. Ha 35 anni? Allora era d'età. Altro che matura. Altro che matura. E com'era andata fino a ora? Aveva avuto una singolarissima esperienza di appassionato di studi. Aveva conosciuto gli studi, ma non aveva soldi, vero? Non era andato all'università. Era andato alle scuole dei domenicani, vari predicatori, e dei francescani. E aveva frequentato queste scuole che erano di alta classe per fortuna. E poi aveva avuto rapporti con il mondo culturale di Firenze, che era il più elevato d'Italia in quel momento. E c'era una personalità che emergeva. Qual è la missione? Il messaggio di Dante è guidare gli uomini a trovare la strada di Dio. Il suo viaggio finisce in paradiso. Quella Vergine Maria che era intervenuta a favore suo, come dice lui, è... la troviamo proprio nel 33° canto del Paradiso, e sarà lei che gli concede, che gli fa ottenere la visione di Dio, il massimo del piacere, il massimo della gioia, del gaudio. E uno che si dimentica queste cose qui può essere anche grandissimo De Santis, ma mostra di non capire la sostanza fondamentale dell'episodio di Francesco, che è il primo di una serie portentosa di episodi. Quando penso alle note dell'amore di cui parla Dante, a pensare, voi vi ricordate, parlo alle mie vere orecchie, pensate a Pia de Tolomei. Ecco, quando Pia de Tolomei, uccisa dal marito, nel canto quinto del Purgatorio, racconta e dice che cosa si ricorda lei, che è stata uccisa il suo marito. Lei ricorda solo tutte le ragioni, le salsi colui che in anellata pria, disposando Babea con la sua gemma. Lei ricorda solo il meraviglioso momento in cui il marito le mise l'anello. Assassinata dal marito. Ricorda questo attimo di felicità che deve attribuire al suo marito, ma è stato lui questo straordinario piacere. Allora, per dirvi quanto profondo è il materiale da cui si muove Dante e la sua missione portentosa di guidarci con la poesia a capire le meraviglie, perché è lui che ci trascina proprio. Adesso io dovrei dirvi moltissime altre cose, devo mettere, so che, che ci sono dei limiti, ma immaginatevi quello che potrei dirvi, che ho detto, io vedo che ho cercato per voi i più bei commenti, i più acuti. Ho visto anche proprio in questi giorni l'ultimo libro di uno studioso, di Enrico Malato, che ha fatto un libretto su Dante, Ussia rotta che il lirico felicito in sua legge per torre il biasmo in che era condotta. E l'Essemiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldato corregge. L'antena è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cenaro di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena, quindi, per cui tanto tempo aveo tempo si volse
e vedi il grande Achille che con amore al fine combatté. Vedi Paris, Tristano, e più di mille ombre mostrommi e nominommi a dito camor di nostra vita di partirle. Poiché chi vedi il mio dottore, il dito, la madre, le donne, antichi cavalieri, pietà i giunse e fui quasi smarrito. Vediamo un po' questo gruppo di anime con la spiegazione che dà il video. La prima di quel gruppo vuoi avere notizie particolari, rispose allora, fu imperatrice di molti popoli che parlano lingue diverse. Fu così sfrenata nella lussuria che nella legge che fece rendeva lecito tutto ciò che piace, per eliminare il biasimo in cui era caduta nella popolazione. Torniamo un attimo su queste parole che sono tremende. Lei era così viziosa, e hanno detto gli storici antichi, che era arrivata a stabilire che fosse lecito il rapporto tra genitori e figli, per dire un esempio, ecco, questa Semiramide. E aveva addirittura modificato la legge che diceva che era lecito, perché sennò era, cadeva troppo nel biasimo delle popolazioni. Avendo lecito a tutti, è Semiramide. Capite che ho evitato, e spero, basta, parlate. Qualcuno... Non ho capito di che state parlando, ma non voglio. Avanti, vado avanti. Sì, Piramide, qui su tristo e pio. Triste e pietoso, la parola era pietà. Perché Dante sa che è una condizione miserabile quella, prima ancora che capiti tutto. Dopo sarà peggio. Ma dimmi. Al tempo dei dolci sospiri che ha appena nominato, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri? Dimmi, al tempo di quei sospiri dolci, in che modo e come l'amore ha concesso che ciascuno conoscesse i desideri che aveva dentro di sé e che non diceva? Un'occasione viene perché risponde subito Francesco, dice che quella me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore, ma se a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Dunque, quella non c'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, quando ci si trova nella miseria, quando si trova ad aver perso tutto. E il tuo maestro lo sa bene. Ma se tu vuoi conoscere, non è curiosità quella di Dante. Non è curiosità. Non vuoi sapere quello che non possono dire. Tu vuoi conoscere come si è sviluppata questa prima radice che ha prodotto la rovina. Se tu hai tanto desiderio di conoscere la prima causa, io ti risponderò come colui che piange e parla. Noi leggiamo un giorno per diletto di Lancelot, come è morto Prince, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disiato riso.
essere baciato.